L'1 dicembre Ravenna accende l'albero di Natale e inaugurerà il cartellone di eventi invernali che accompagneranno turisti ravennati nell'anno nuovo. Oltre alla pista da pattinaggio torneranno i capanni di Natale, le animazioni e i laboratori per famiglie e gli eventi in piazza San Francesco a cura dell'Associazione Donatori di Sangue. Ravenna sarà come sempre città di presepi, di musica, con l'arrivo anche di Radio Capital, ma soprattutto torneranno le videoproiezioni di Ravenna in Luce, al centro l'anno scorso di un aspro dibattito politico, con due videomapping dedicati a San Vitale e al Mar, dove, in occasione della mostra War is Over, verrà realizzata una proiezione dell'opera Guernica. Mai Ravenna Be Inspired sarà invece la videoproiezione studiata per Piazzetta Unità d'Italia. Farà parte del cartellone anche Mirabilandia, che per il secondo anno consecutivo aprirà porte e attrazioni del parco dall'8 dicembre fino al 7 gennaio. Videoproiezioni che però sono piaciute tantissimo perché hanno portato un più 20% a dicembre del 2017, un più 13% a gennaio del 2018 e soprattutto sono uno strumento per noi di promozione perché al di là dell'evento che viene programmato in più giornate con queste produzioni di assoluto livello artistico e tecnologico, poi le immagini che utilizziamo le riusiamo nella promozione della città, nelle fiere e in altri contesti anche online. Siamo noi stessi che diciamo sempre che dobbiamo valorizzare al meglio i nostri 8 monumenti UNESCO che sono un vanto e un orgoglio di tutta quanta la città e così abbiamo fatto, approfittando del periodo natalizio che mette insieme una ricerca artistica innovativa ma anche un richiamo alle radici della nostra cultura religiosa. Parlando sempre di eventi principali, ci sarà una serata Parole Notte di Radio Capital, che è una trasmissione molto seguita, ma invece Capodanno come sarà? Sì, perché noi quest'anno andiamo a toccare alcuni tempi sacri, passami la parola della nostra identità ravennate, perché con le videoproiezioni andremo a valorizzare San Vitale e l'apertura del Teatro Alighieri con Parole Note, Radio Capital, ma anche con il concerto il 1 gennaio al mattino, sempre all'interno della piccola rassegna di musica soul gospel che abbiamo previsto. Mentre per il Capodanno abbiamo riportato il concerto in piazza all'interno di questo filone soul gospel, grazie ad una band di diversi elementi che ci faranno ballare e divertire aspettando la mezzanotte. L'interprete principale della band, la cantante Shirley Porter, per gli appassionati è un nome molto conosciuto di rilievo internazionale, già corista di Zucchero e ha inciso anche un disco dedicato alla grande Mina dal titolo Mina in Black. Ecco, invece un accordo anche con Mirabilandia per attrarre appunto turisti in tutta la Romagna, come funziona? Sì, bisogna sempre più far sistema e quindi sapete già che il nostro Natale Capodanno saranno all'interno del cartellone ben più alto del Natale Capodanno in Romagna. E noi non dobbiamo dimenticarci di avere dall'anno scorso anche un grosso supporto dal Parco di Mirabilandia, che per noi è un sito di assoluto rilievo per l'attrattività turistica di questo territorio. Abbiamo con loro un accordo di co-marketing, dove per esempio loro in tutto il materiale cartaceo che hanno preparato prevedono all'interno uno spazio dedicato al Natale, al Capodanno della città di Ravenna. È una motivazione in più per venire nella nostra città e per diversificare un momento che è sì sotto l'aspetto religioso importantissimo, ma che sta incrociando anche flussi di turismo culturale e anche leisure che si muovono verso le città d'arte. Insomma, Ravenna ha tantissimo da offrire per il Natale, con Ravenna tutta la Romagna possono essere un valore in più per portare turismo anche internazionale, quindi non solamente guardiamo a visitatori che vengono dalle altre regioni, ma anche sempre di più ad un turismo che ci guarda da fuori dai nostri confini nazionali. Quindi ci vediamo il 1 dicembre in Piazza del Popolo
a partire dal pomeriggio per l'accensione dell'albero e anche l'intrattenimento musicale grazie alla Big Band e anche ad una collaborazione con Alessandra D'Imperio, CNA e le altre associazioni di categoria Villaggio Globale, che porteranno sia l'1 che il 2 dicembre musica dal vivo e tante altre proposte in centro